antichi amici di Rossini TV, indovinate dove siamo? Dove siamo? Siamo a Cantiano, Fiera Cavalli. Sono riuscito anche a fare, a coronare questo sogno, quello di salire, non vi faccio vedere come ho fatto e soprattutto non so come farò a scendere, ma il ruolo lo impone, lo imponeva. Grande soddisfazione qua per questa apertura di questo speciale, Cantiano Fiera Cavalli, seconda domenica, una giornata bellissima e intensa. Come vedete è tempo che io chiuda questa introduzione e che vada insieme alle nostre telecamere a scoprire tutti i dettagli di questa seconda giornata. Con il vice sindaco di Cantiano, Natalia Grilli, che ha aperto questo convegno di oggi, che apre in qualche modo la seconda giornata. E da quello che ci pare di capire, con una proposta originale, quella di affrontare l'argomento turistico facendo capire che la cosa coinvolge anche i cittadini. Questa è la novità. Sì, siamo molto contenti di aver ospitato la 15ª tappa del Festival Nazionale Itaca, che fa una proposta a cui noi abbiamo aderito come comunione di intenti, una proposta turistica diversa, quindi un turista che non va più nei luoghi, nei territori di passaggio a spendere soldi, per carità deve avere comunque una ricaduta economica, ma il turista che viene nei territori, nel nostro territorio a Cantiano, deve diventare per quel breve periodo un cittadino di Cantiano, quindi significa comportarsi in maniera simile a quella che fanno i cittadini di Cantiano, con gli stessi ritmi, le stesse abitudini, e quindi dopo il viaggio portare nella propria borsa non solo un ricordo di Cantiano, che potrebbe essere il barattolo della Marena o qualsiasi altro oggetto ricordi il territorio, ma portarsi un'esperienza di vita vissuta reale insieme ad un territorio che ha appena scoperto. Un'idea, un approccio ripreso da diversi dei relatori, sicuramente una proposta a suo modo innovativa, che vediamo poi che tipo di seguito avrà. Intanto siamo alla seconda giornata di Cantiano Fiera Cavalli, una giornata anche questa di grande successo, già nonostante le prime ore del mattino c'è già tanta gente, e quest'anno due giornate quasi a recuperare, quasi a dare, l'abbiamo detto anche nel precedente speciale, un rilancio. Ci sono tante le aziende che sono riuscite a ripartire dopo il momento difficile, e dir poco difficile, dell'alluvione, e gran parte delle aziende sono di nuovo qua a dimostrare che ripartire si può. Sì, noi siamo felicissimi in questa occasione, ma anche nelle occasioni precedenti, di avere di nuovo un paese, un territorio vivo e vitale. Quello che ci è successo ci ha fatto capire che i cantianesi hanno avuto una grande voglia e forza di riscatto. C'è stato un sentimento comune, quello di dire vabbè, ci è capitata questa cosa, ma noi dimostriamo a tutti che siamo più forti. Tutte le aziende, tutte le attività economiche sono ripartite, hanno riaperto, e la loro presenza a Fiera dei Cavalli lo dimostra. Chiaramente per loro questa è una grande occasione di ripartenza, una grande boccata d'ossigeno dopo gli investimenti anche personali che hanno dovuto affrontare nell'immediato per poter appunto ripartire. Ma ecco, è un territorio che piano piano, con fatica, non lo neghiamo di certo, cerca di ritornare quello di prima, ma anzi, aggiungo io, meglio di prima. Tant'è che insomma c'è un fermento, una voglia di riscatto che forse prima non coglievamo, anche noi che insomma viviamo a Cantiano. Con il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Presidente, uomo dell'entroterra, se non proprio della montagna, però questo è il suo ambiente. La dimostrazione che esiste un territorio è data proprio anche da questi eventi, e come diceva prima bene il sindaco, dobbiamo tutelarli questi territori e non andarli a sciuparli o rovinarli con delle cose che non c'entrano niente.
il ruolo di presidente della provincia è ancora più piacevole quando ci si imbatte in amministratori come questi. Oggi abbiamo sentito interventi accorati, appassionati, che sono sì di amministratori ma di veri e propri custodi. Addirittura Giuseppe Travagliati li ha definiti sacerdoti della montagna. Ecco, e allora è bello quando ci si trova a condividere un sentimento come questo. No, ma anche a me è piaciuto molto quello che ha detto Travagliati e anche quello che ha detto Piacentini. Cioè, è gente che ama il suo territorio, sono amministratori che danno tutto per il loro territorio e tu quanto hai, il tuo territorio ce l'hai dentro, ce l'hai nel tuo DNA, è difficile che tu possa tradirlo o rovinarlo. Se lo rovini lo tradisci perché sei un idiota, perché non hai capito che questo è il tuo territorio, perché non hai capito che qui c'è la tua storia e come ha detto Piacentini, devi pensare alle 7 generazioni futuri, per cui è lo motto che c'erano gli indiani, e investi nel futuro, pianta sequoie. Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, ma oggi qua in quanto presidente dell'Unione Montana. Si parla di territori da custodire, presidente. Certo, si parla di territori da custodire, di territori da analizzare, perché oggi abbiamo parlato di turismo sostenibile, quindi dobbiamo partire assolutamente da un'analisi di quello che abbiamo e valutando poi quelle che sono le previsioni, no, per i prossimi decenni. E quindi insomma poi sedersi e mettersi insieme a costruire quello che sarà, ecco, proprio la nostra idea di turismo per questi territori. È una grandissima occasione e oggi è stata una bellissima giornata perché è nata una proposta importante, è nata una proposta seria, è nata una proposta concreta e quindi la porteremo al tavolo insieme agli altri sindaci per analizzarla insieme e appunto dare quella a un progetto poi definitivo, ecco, che dia la possibilità ai nostri territori finalmente di, insomma, di arrivare a quell'importanza che hanno non solo per queste zone ma veramente per tutta l'Italia. Il sindaco di Cantiano, e in questo poi seguito immediatamente anche dal sindaco di Cagli, appunto ha calato l'asso, ha spiegato che secondo lui è necessaria un'inversione di tendenza rispetto a certi investimenti e bisogna focalizzarsi su alcuni asset, su alcuni argomenti e spingere forte su quelli a rischio anche di abbandonarne altri. È una presa di posizione molto forte. Beh, più che una presa di posizione è sicuramente un'analisi attenta di quello che sta accadendo, no? Quindi è una responsabilità che noi abbiamo, perché spesso, come si diceva prima, si confonde, no, la sostenibilità ambientale con quella economica. I danni che si fanno se non si prendono decisioni importanti non sono tanti per l'ambiente, ma quanto poi anche economici, che sono drammatici, perché spesso poi ci dobbiamo continuamente trovare a finanziare ciò che abbiamo finanziato perché è la cosa insostenibile. Quindi dobbiamo, ecco, da qui è nata proprio non tanto l'idea di bocciare o di promuovere, ma quanto di mettere sul tavolo certi argomenti in maniera molto seria, con i numeri e soprattutto nel rispetto di quello che è il cambiamento climatico, che non possiamo più far finta che non c'è. C'è, esiste e dobbiamo considerarlo. Siamo con Alessandro Gualazzi di AG20, che è venuto a raccontarci della ciclovia Alte Marche. Alessandro, hai sbagliato convegno, qua vanno a cavallo. Sì, infatti no, siamo stati invitati anche dal presidente di Montana a creare questo connubio dell'outdoor sostanzialmente. Questi giorni siamo stati anche alla fiera
di Rimini, dove si è parlato tanto di turismo all'aria aperta, turismo outdoor, e questo penso che sia l'ambiente naturale più consono. Tra l'altro un convegno, una chiacchierata veramente molto molto interessante, al quale ho partecipato volentieri, perché sono uscite delle tematiche non solo legate al turismo, ma legate all'ecologia, legate al sociale, legato anche ad aspetti politici molto molto interessanti. Noi abbiamo raccontato quello che è la ciclovia, che ormai abbiamo detto unisce un territorio di 9 comuni, 7 delle aree interne, 7 della provincia di Pesaro e 2 della provincia di Ancona, con questa ciclovia di 200 km che va a collegare queste realtà, le fa conoscere, le fa apprezzare anche da un punto di vista, e soprattutto da un punto di vista enogastronomico. Adesso abbiamo vinto anche un bando sull'accoglienza, dove andremo a costruire la ciclovia del gusto, proprio per cercare di far meglio capire quello che si può gustare nei nostri territori. Quindi siamo venuti qui a presentarla, perché il connubio col cavallo, con il trekking e il ciclismo, penso che sia il futuro di questi meravigliosi territori. Giuseppe Travagliati, per chi ha seguito lo speciale di domenica scorsa, è un volto che abbiamo già sentito, abbiamo già intervistato, ma il suo intervento di oggi è stato talmente travolgente, talmente accorato, che una battuta gliela facciamo fare anche questa settimana. Giuseppe, sacerdoti della montagna. Sì, è vero. Non ho parlato da presidente, ma ho parlato da uomo di cavalli. Io dico sempre, l'uomo di cavalli è forte, ma c'ha un gran cuore. Chissà un po' di storia della nostra piccola comunità. I 12 sacerdoti leggevano la montagna, quello che accadeva in montagna, e si avverava. Quindi è quello che dicevamo prima, no? Essere custodi, allevatori, custodi, non solo custodire i nostri cavalli, ma anche il nostro territorio. Ci facciamo raccontare questa foto a cui tieni tanto. Sì, tengo tanto perché è un amico, un ragazzo di Fano, che ha la passione di fare le foto, si mimetizza. Questo è, siamo nel Monte Strega, vicino al Monte Cucco, e qui abbiamo tutto della nostra biodiversità della Regione Marche. Quindi abbiamo il lupo, ma abbiamo una splendida fattrice del Catria, con le orecchie basse, quindi sta facendo scappare il lupo, perché il lupo stava predando il suo piccolo. Questa è un'inquadratura di cui andrò sempre orgoglioso. Loro vestiti in maniera perfetta, io diciamo in maniera un po' improbabile. Siamo con l'Associazione Italiana Muli Montani, ne parliamo con Cesare Montebovi. Cesare, di cosa si tratta? Di cosa si parla, anche se dal nome qualcosa si poteva capire? L'associazione nasce nel 2011, oggi abbiamo una piccola rassegna rappresentativa, siamo strutturati a livello nazionale, nasce nel 2011 con una sola esigenza, quella di promuovere uno straordinario animale che è il mulo, ma sotto un altro punto di vista, cioè quello del divertimento, del trekking. Abbiamo donato a questo splendido animale la sella, e noi praticamente lo usiamo principalmente per lavoro col bestiame, se viaggi di lunga percorrenza, e negli ultimi anni, diciamo da un decennio, veniamo appunto con piacere a queste manifestazioni che ci danno lustro, per far vedere che il mulo può avere anche un atteggiamento sportivo, può avere quell'atteggiamento che può poi esprimere nelle varie performance della monta americana. Abbiamo qui con noi un grandissimo allevatore, diciamo, credo che sia il più grande allevatore di muli qui in Italia, che è Marco Giorgi, che ha l'allevamento degli eucalipti, che fa ormai da oltre 10 anni la selezione con cavalli americani. Qui abbiamo Fabio, che è stato il nostro presidente per tantissimi anni, Franco, che è un grandissimo esperto di tracciatore in trekking, e Gianni, che è l'esempio che noi riportiamo sempre come un grande appassionato che col tempo è cresciuto e oggi è uno dei principali rappresentanti del Carosello, che è praticamente un evento che abbiamo portato in tutta Italia, dove ci esibiamo in manovre di coordinamento con più muli. E ai nostri telespettatori possiamo comunque confermare che il detto testardo come un mulo può essere considerato superato. Il mulo non è assolutamente un animale testardo, è un animale riflessivo e intelligente, pensa prima di agire, e questa cosa gli dà lustro.
Se avrete modo di seguire l'associazione, in rete tramite Facebook, Instagram, abbiamo il sito Associazione Italiana Muli Montati, se avete piacere di seguire vedrete cosa è capace di fare il mulo, a che livelli l'abbiamo portati, la selezione e tutto quello che ormai è un mondo parallelo all'equitazione tutta. Siamo con Giacomo Romitelli, vicepresidente ANAREAI. Ci facciamo spiegare da lui che cos'è, anche se poi ne abbiamo già parlato anche nel precedente speciale. Giacomo. Sì, allora ANAREAI è l'Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine ed Asinine Italiane, la quale ha la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici di 26 razze tra equine e asinine italiane. Sono principalmente razze a limitata diffusione e tra cui c'è anche il cavallo del Catria. Quindi per quanto riguarda il cavallo del Catria abbiamo come ANAREAI l'obiettivo primario di conservazione della razza, quindi conservazione dei capi di questa razza e il miglioramento, anche se comunque il confine tra conservazione e miglioramento è molto labile, perché migliorando uno poi conserva anche, perché il cavallo diventa più interessante anche per i clienti, insomma. Ci hanno spiegato che la natura ha i suoi tempi, per cui questo processo che voi avete avviato, custodite, seguite e favorite, ha dei tempi che non possono per forza di cose essere brevissimi, ma che se seguiti con attenzione, come voi state facendo, danno dei risultati. Risultati che già si cominciano a vedere, una identificabilità della razza del cavallo del Catria che comincia a essere riconoscibile. Sì, oltre a questo nell'ultimo anno e mezzo i capi sono passati da 956 a 1222, diciamo censimento di qualche giorno fa, e sono state intraprese tante azioni di valorizzazione appunto di questo cavallo, in particolare la Fiera di Verona, le ultime due edizioni in cui saremo presenti anche in quest'ultima edizione del 2023. L'anno scorso siamo stati presenti con un carosello Offenburg insieme ad altre 7 razze autoctone italiane. Quindi stiamo cercando di promuovere questo cavallo sempre più come un cavallo per il turismo equestre e per il lavoro con i maneggi, e in particolare ci piacerebbe in futuro poterlo anche estendere anche l'ipoterapia, provarlo. Insomma, stiamo cominciando a fare i primi esperimenti, diciamo, per quanto riguarda l'ipoterapia, e stanno avendo dei buoni risultati. They survive, spread their wings, settle down with just what they need, living on love. Ed eccoci finalmente con il sindaco di Cantiano, Alessandro. Che giornata meravigliosa che ci stai regalando! Esatto, ecco, è la doppia giornata. Veniamo da un evento eccezionale, quello di domenica scorsa. Oggi rilanciamo Fiera Cavalli con un successo, ecco, al di sopra delle aspettative. Sintomo questo di quanto, ecco, la forza attrattiva del cavallo, che abbiamo in qualche modo sostenuto e rilanciato, stia dando segnali concreti in termini di pubblico che sta apprezzando, ecco, le nostre tipicità in un contenitore come questo all'aria aperta, che fa la differenza. Dicevo prima, il pane di Chiaserna, questo prodotto a marchio ormai nazionale, che trova qui nell'acqua, nella qualità delle farine dei nostri territori, appunto gli ingredienti fondamentali per questo prodotto di qualità. I nostri produttori di amarene, che questa nostra storica tradizione legata a questa ciliegia amara da cui si ricavano prodotti di qualità, ma poi possiamo andare dalla birra del Catra, i nostri salumifici di qualità, il polentone alla carbonara che in migliaia oggi hanno assaggiato, quindi le nostre eccellenze al massimo del loro livello promozionale, ma sono tutte quelle che durante l'anno si possono trovare venendo e gravitando su Cantiano. Venite sempre a Cantiano, perché comunque c'è sempre qualcosa da vedere, da star bene. Seguite attraverso Rossini TV le varie iniziative che vi faremo sapere, con Cantiano Fiera Cavalli invece in primavera. Sì, ecco, ci ritroveremo in primavera, ma ormai abbiamo deciso, no? nostra colpa, ma nostra anche fortuna, lanciare questo evento ormai nelle due edizioni, una autunnale nelle due domeniche di ottobre, ma complici del successo della edizione primaverile che lanciammo assieme anche ai microfoni alla TV di Rossini TV,
Ecco, l'edizione primaverile che ha funzionato nel primo weekend di maggio del 2022 non può non svolgersi in questo anno di ripartenza della comunità cantianese. Quindi vi aspettiamo tutti in migliaia, così come ci siete venuti a trovare in questa edizione autunnale, il primo weekend di maggio, sempre a Cantiano Fiera Cavalli. Ci ho preso gusto, stare qua in mezzo è un divertimento assoluto e vi posso dire che è una cosa contagiosa, per cui se avete voglia di venire a Cantiano e di venire a scoprire tutto quello che ruota attorno al mondo dei cavalli, fatelo, perché vi innamorerete come è successo a me. Per ora è tutto dalle telecamere di Rossini TV e da Cantiano, vi ringraziamo per averci seguito, per aver seguito questo speciale, vi diamo appuntamento ad altre occasioni qua ancora con i cavalli di Cantiano e naturalmente restate sempre con il canale 80 di Rossini TV. Where we can go, so high.